Come promesso, cerco di farvi un video, un po' di spiegazione di come la macchina va in movimento, che può fare appunto come la classica macchina, può andare in marcia avanti, marcia indietro ed essere fermata. In questo momento la macchina è ferma, in una situazione come aver tirato il freno a mano, essere fermi. Allora, partiamo dal presupposto che questa è una macchina elettrica e dobbiamo dimenticarci un po' il concetto del motore termico. Noi siamo abituati con motore termico a mettere prima, seconda, terza, quarta e quinta, oppure avere il cambio automatico che può avere anche una piccola interazione, magari premendo dei tasti, tutto quanto. Questa qui è tutto effetti è un computer. In questo caso il restyling della Tesla ha fatto sì che sia anche più veloce, ha fatto sparire le leve dal volante, non ci sono più innesti di marcia fatte con una volta le vecchie Model 3. Dovevi azionarla con, diciamo, la classica levetta, dare la marcia. In questo caso io sono fermo. Adesso scusate se ho le frecce, ma perché mi sono dovuto fermare perché sono in una condizione che non sono messo proprio bene. Allora, tolgo le frecce. Allora, se io adesso premo il prendere il freno, la macchina mi dà l'ok a partire. In questo caso io ho dato la marcia per andare avanti. Premendo l'acceleratore in maniera dedicata, come si vuole, a seconda dell'accelerazione che uno vuole fare, la macchina tende ad andare avanti. Come potete vedere, io sto andando avanti. A seconda di quanto premo l'acceleratore, la macchina prende velocità. Come ha degli scatti. Questa qua è una bomba di macchina. Adesso io ho fatto per farvi vedere. In questo caso io vado avanti. Vado avanti come normalmente si fa in una situazione di traffico. Qua sopra dovete dimenticarvi il concetto anche di come si guida la macchina, nel senso che io sono abituato avevo prima di queste, avevo avuto delle macchine ibride e si veleggiava per recuperare un po' di batteria. In questo caso la macchina, vedete questa barra che diventa grigia, vuol dire che sta comunque chiedendo apporto alle batterie. Quando io sto per arrivare al, diciamo, semaforo, io di solito anticipo leggermente, la macchina crea questa barra verde e praticamente è come se recuperasse innanzitutto energia per caricare un po' le batterie. E poi la domanda che per molti non era molto chiara, se la macchina come risultasse in maniera ferma. Adesso io ho di nuovo il verde, quindi non posso fare, però metto la freccia. Ecco, in questo caso la macchina si è fermata ed è una situazione che è ferma. È come aver messo da sola, lei non è che la prendi, la spingi, no. Adesso prendo, è sempre in marcia perché lo vedete da qua, da questa impostazione qua, la macchina è sempre in marcia. Io decido la manovra che deve essere fatta. Adesso mi sono di nuovo fermato perché devo dare la precedenza e come vedete la macchina si ferma. Io non sto mai frenando, eh. Perché se uno riesce ad anticipare la frenata, la macchina ha questo modo di recupero e si frena da sola. Ed è una figata pazzesca, perché non hai bisogno di stare. Io infatti i freni li tocco poco e niente se riesco ad anticipare un po' le guide. È chiaro, il freno va toccato in caso di velocità, se hai bisogno di. Non è che non devi toccare i freni, no, li tocchiamo all'occorrenza. Adesso sono di nuovo fermo.